attività sono nel limbo più totale. Siamo nella confusione più totale. Abbiamo una legge che ci tutela, abbiamo degli enti. Abbiamo incontrato questa mattina una delegazione numerosa di ambulanti qui davanti al Palazzo dell'Assemblea Legislativa e abbiamo finalmente ottenuto durante la discussione in commissione di prolungare i bandi almeno fino al 31 marzo di quest'anno. Mi riferisco ovviamente ai bandi Bolkestein, quei bandi appunto aperti che dovevano scadere il 31 gennaio. Questo rappresenta non una proroga al 31 dicembre dell'anno prossimo, come sarebbe stato giusto avere, però rappresenta certamente una boccata di ossigeno che è stata ottenuta oggi grazie al confronto con gli ambulanti che sono venuti in regione e che siamo riusciti a far entrare e a mettere in contatto con la giunta. Ambulanti, cittadini che non erano mai stati ascoltati, non si erano mai sentiti rappresentati dal palazzo della regione, oggi sono entrati, hanno detto la loro e qualcosa abbiamo ottenuto. C'è più tempo per farsi un'idea, c'è più tempo per tutte queste imprese familiari per pensare al loro futuro lavorativo e soprattutto per capire anche quale sarà una programmazione sensata della regione nell'ambito del commercio ambulante nel nostro territorio.